Un incontro al comune di Piedimonte Matese si è tenuto in merito al dimensionamento scolastico e la paventata ipotesi di accorpare l'istituto comprensivo Ventriglia alla scuola media Vitale. Presenti molti genitori e docenti, noi a margine dei lavori abbiamo incontrato il sindaco Civitillo e sentite che cosa ci ha detto in merito. Allora, Sindaco, oggi incontro con le scuole, qual è il motivo innanzitutto? L'incontro è per il dimensionamento scolastico, ciò che prevede la norma contempla necessariamente una consultazione preliminare. Noi proporremmo la soppressione di uno dei tre istituti della città perché il numero di studenti complessivi, che sono pari a 1200, non prevedono la possibilità di avere tre istituti comprensivi. Oggi ce ne sono tre, ma in virtù della deroga che è stata concessa dal decreto per il Covid è stato possibile mantenerne tre fino ad oggi, ma noi non riteniamo che ciò sia necessario perché la deroga è prevista espressamente laddove non c'è la possibilità di tenere almeno un istituto, noi ne abbiamo più di uno, quindi è corretto, efficientare il numero di istituti. Questo consentirà anche di evitare la frammentazione perché ci sono tante scuole che hanno aule anche in istituti diversi pur di conseguire il numero minimo necessario previsto dalla norma e quindi noi proporremo l'istituzione di due istituti comprensivi, uno che sarà denominato Vitale e uno che sarà denominato Ventriglia. Quindi, da quello che si intuisce, i genitori sono un poco in fermento. Come si può evitare la cosa? Ma i genitori sono in fermento per informazioni che sono state filtrate dai social in merito a una nostra intenzione di trasferire la scuola media dall'istituto della Ventriglia all'istituto di Via Caso, dove attualmente c'è la Vitale. Diciamo che noi al momento avremmo atteso la costruzione del polo. Il polo scolastico è ormai finanziato, quindi non ci sono più ostacoli perché dopo l'ennesima istruttoria e verifica dei requisiti permaniamo in prima posizione in graduatoria e quindi verremo finanziati con un decreto che è in attesa entro il mese di gennaio e entro giugno 2023 dobbiamo avviare i lavori. Quindi diciamo è una cosa imminente. Il polo scolastico è stato sempre il nostro primo obiettivo, l'abbiamo comunicato in campagna elettorale, è stato sempre detto che è il nostro primario obiettivo. Fin tanto che non si faceva il polo scolastico, avremmo potuto lasciare le cose così come sono e questo, avrebbe evitato il dissenso. Però dall'istruttoria della Regione Campania è emerso che l'indice di vulnerabilità sismica della scuola Ventriglia, malgrado un intervento di 1 milione di euro, è pari a 0,3 quando l'ottimale è 1. Quindi noi quello che proporremmo al Consiglio d'Istituto, alla preside che deve assumersi le sue responsabilità, è se volete rimanere alla Ventriglia, lo deliberate, me lo scrivete e confermate la vostra idea che pur di permanere in quel fabbricato che è oggettivamente non a norma, rimarrete lì e non diminuite della metà il rischio in caso di sisma trasferendovi nella Vitale, dove a seguito degli interventi l'indice è comunque non a norma, ma è il doppio o quasi di quello della Ventriglia. Quindi, siccome lì c'è disponibilità di aule, noi abbiamo fatto questa proposta, null'altro. Quindi, se la scuola media della Ventriglia, che oggi vede 72 studenti frequentarla, di cui solo 20 del quartiere Vallata, quindi gli altri 52 o sono di fuori città o sono di altri luoghi della città. Se loro vogliono rimanere lì, se ne assumessero le responsabilità, perché in Italia c'è giurisprudenza enorme sulla responsabilità penale nel mantenere una scuola aperta in un fabbricato che ha un indice di vulnerabilità sismica inferiore a 0,6, che è il limite minimo per mantenere una scuola aperta. In questo caso abbiamo 0,37. Se loro intendono rimanere lì, se ne devono assumere la responsabilità, mentre invece noi insisteremo nell'invito a trasferirsi nell'istituto di Via Caso. Dal comune di Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it.